Ha chiesto la parola l'onorevole Bitonci, prego. Presidente, grazie Ministro Tremonti. Anche il gruppo della Lega Nord esprime solidarietà al Premier Greco e alla nazione tutta per i gravi lutti di ieri. Certo, la crisi greca spaventa il possibile contagio al nostro Paese e alle altre nazioni europee, ma andiamo alla ricerca delle cause di questa preannunciata crisi greca che sfocia in questi giorni in violenti scioperi contro il piano di risanamento imposto all'Unione Europea. Crisi preannunciata, poiché i dati erano già conosciuti da tempo. La Grecia è un paese di poco più di 11 milioni di abitanti che contribuisce al PIL europeo per il 2,7%. Il deficit pubblico 2009 è stato superiore al 13% e non solo. Il deficit 2009 si è accumulato su un debito pubblico già molto elevato, che ha dato luogo alla fine dell'anno a un rapporto debito pubblico-PIL superiore al 115%. Se tutto ciò non è sufficiente, il deficit pubblico non è compensato dal risparmio privato. Un paese con una finanza allegra, un'evasione imperante, solo 5.000 persone che dichiarano più di 100.000 euro all'anno, un sistema pensionistico da riformare, un paese cui regna il malgoverno e gli sprechi della pubblica amministrazione, una Grecia che si confronta con un apparato statale che non sa neppure, parola del Ministro delle Finanze, quanti impiegati pubblici paga. Questi dati riassumono la macroeconomia di un paese che non ha fatto i compiti per casa prima di entrare nell'euro monetaria, rinviando al futuro i sacrifici. E questo disastro è stato agevolato dall'impossibilità di monitorare lo stato della finanza pubblica. Si dovevano controllare i conti di molti paesi prima che entrassero nell'eurozona. E se non bastasse, l'irresponsabilità del governo che in un solo anno ha raddoppiato il deficit pubblico. Diciamo la verità, queste economie sono incompatibili con il resto dell'Europa e questa insolvenza ha la nostra moneta, ha l'euro, e quindi ora coinvolge tutti i paesi solvibili. Ora la Grecia e l'Unione Europea pagherà un conto salatissimo e le misure colpiranno una frazione elevata degli occupati. Per quanto siamo disposti a pagare per gli errori altrui, le agenzie di rating sono da tempo sotto accusa perché hanno sopravvalutato di proposito titoli di dubbia e spesso scadente qualità, perché hanno bocciato il programma di riforme della Grecia ancor prima che fosse noto, aggravando la crisi del paese. La colpa è del macroscopico conflitto di interessi. In realtà non svolgono neanche la funzione di stabilizzare il mercato, offrendo informazioni tempestiva agli investitori. Ma ci chiediamo chi sono questi mercanti che decidono di scommettere contro gli stati sovrani, speculatori internazionali che lavorano solo per creare grossi guadagni finanziari. La Lega dice basta con questo mercato finanziario e speculativo che governa il futuro delle nazioni, mercato di titoli spazzatura, lontano dall'economia reale e produttiva. Ma per fortuna il nostro Paese non è la Grecia. L'Italia sì ha un debito pubblico e da molti anni ha imparato a gestirlo, ma un deficit pubblico che è diventato relativamente basso rispetto alla media europea. Ha un'ottima capacità di penetrare i mercati esteri con il suo Made in Italy e con l'export di prodotti dalla meccanica al tessile, all'abbigliamento, il cuoio, le calzature. Ma per evitare una crisi del suo debito l'Italia deve attenersi alle regole di bilancio da seguire durante la crisi, mirando al rientro del tetto del 3% del rapporto deficit-PIL nei tempi previsti dal piano approvato a Bruxelles. Le banche in Italia hanno avuto meno sussulti e bene ha fatto il governo, al primo accenno di crisi, a garantire i conti correnti dei risparmiatori, non le banche, come la sinistra ha raccontato falsamente agli italiani. Ed inoltre il debito privato, le famiglie e le imprese. In Italia questo debito è minore rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Il compito anche del nostro governo dell'Unione Europea oggi è quello di assicurare che si aderisca a un patto di stabilità in maniera rigida e di difenderlo, traendo lezione da questa crisi. Si dovrebbero rendere possibili l'uscita di un paese dall'Eurozona se i conti non sono a posto. E qui dobbiamo ringraziare il ministro Tremonti che
che non ha aperto i cordoni della borsa, facendosi attrarre dalle errate politiche di aumento della spesa e disavanzo, nel tentativo di rilanciare l'economia. Ebbene, sì, proprio quelle politiche chiedeva la sinistra e che voleva più spese e più debito, politiche che avrebbero avuto il solo effetto di aumentare ancor più il debito pubblico e gli interessi passivi, vanificando qualsiasi manovra anticrisi. Ed ecco l'obiettivo prioritario per non ritrovarci come la Grecia e fra poco la Spagna e Portogallo, è la riforma strutturale della pubblica amministrazione, la semplificazione normativa che sta attuando il ministro Calderoli e il federalismo. La crisi greca, e concludo, ha messo a nudo tutte le debolezze della costruzione monetaria europea ed un monito anche per noi. Le scelte politiche devono avere natura strutturale, infrastrutture, liberalizzazioni, flessibilità, produttività e con un governo autorevole che mantiene il pieno controllo della situazione. Bene ha fatto l'Italia e l'Unione Europea a stanziare gli aiuti alla Grecia. Non si poteva non accogliere la richiesta d'aiuto. L'importante è che rispettiamo tutti le regole comuni e che si completi e vada avanti fino a quando l'Europa sarà diventata l'Europa dei popoli e federale. Grazie, onorevole Bitonci.